vicino e facciamo l'intervento. Ok. Intanto è bene ribadire che i lavoratori ex stagionali sono con l'osso e con la cinta. Erano più di 50 oggi, sono dovuti tornare a casa per via della zona arancione, ma possiamo ribadire che il grosso numero è rappresentato dal sindacato autonomo e di base. Un gruppo di lavoratori che aspetta da anni l'assunzione a tempo indeterminato, non perché è una grazia ricevuta, ma perché è un diritto acquisito sul campo. La nostra battaglia è andata avanti perché si era riproposta l'ombra delle agenzie interinali nell'ultima riunione. Per noi l'agenzia interinale è totalmente da evitare perché rappresenta il caporalato autorizzato. Ci siamo incontrati adesso con il presidente del CAS, con Restuccia, perché ci ha ricevuto grazie alla mobilitazione dei lavoratori e si è raggiunto l'obiettivo per cui si sta frenando questa operazione della chiamata sempre con agenzia interinale. Tutto passa dalla variazione dello statuto che ci hanno raccontato, che hanno fatto già la variazione ed è a Palermo per l'approvazione. Settimana entrante si incontreranno il CAS con la politica regionale. Approvato questo statuto non ci dovrebbero essere più problemi per assumere questi lavoratori direttamente col CAS, anche perché lo ribadiamo come abbiamo detto al tavolo, se così non dovesse essere noi avremmo anche il dubbio di rivolgerci alla Corte dei Conti, perché utilizzare le agenzie interinali che costano tantissimo perché sono soldi pubblici che vanno nelle casse private, utilizzarli anche quando si possono fare le assunzioni direttamente in azienda sarebbe uno spreco di denaro pubblico che vedrebbe l'Orsa e la CISAL avanzare una proposta di denuncia quantomeno alla Corte dei Conti. Ne abbiamo parlato con il presidente Restuccia, con i loro legali, hanno preso atto anche di questo, quindi l'obiettivo è quello di accelerare i tempi per l'approvazione dello statuto, per il passaggio da ente non economico ad ente economico, e questa strada dovrebbe portare poi la possibilità di fare le assunzioni a tempo indeterminato. Attenzione, i tempi sono brevi, lo sappiamo, anche se qualcuno ci dice che non c'è il tempo, noi abbiamo chiesto che il tempo bisogna trovare. Perché ripartire con le agenzie interinali sarebbe tornare indietro di altri 10 anni e non lo consentiremo questo. È il primo segnale per lo sviluppo della vertenza che deve poi approdare all'assunzione a tempo indeterminato o definitivo, semplicemente perché questi lavoratori ne hanno diritto e perché il CAS ha bisogno di questi lavoratori. Non dimentichiamo che fanno straordinario da tanto tempo, sono stati anche multati per lo straordinario illegale, quindi c'è bisogno di assunzioni. Questi lavoratori sono formati, sono preparati, sono a pronto impiego, non hanno bisogno di formazione, con l'agenzia interinale non vogliamo più avere a che fare, e se qualcuno pensa di spendere ancora soldi pubblici per foraggiare le agenzie interinali che poi fanno le graduatorie blindate, non si sa chi chiama né non chi chiama, allora noi vogliamo una graduatoria trasparente che dia diritto a chi ha l'esperienza nel CAS maturata ad essere assunta. Per carità, nessuna preclusione a nessuno, ma chi da 30 anni fa il precario, pensiamo che qualche diritto di prelazione rispetto agli altri ce l'abbia. Grazie. Bene, bravo. Dai, Sara. Ok, allora come diceva Mariano abbiamo avuto questo tavolo con il presidente Restuccia, c'era anche l'avvocato Matafù e abbiamo finalmente dato una svolta a questa situazione, finalmente non si parla più di interinale ma della possibilità dell'assunzione a tempo direttamente con il CAS. È un passo avanti finalmente visto tutte le situazioni precedenti, sembrava che si facesse come il gambero, invece a quanto pare la cosa si sistemerà in tal modo. Abbiamo l'incontro giorno 21. Perché loro saranno a Palermo questo giovedì, quindi gli diamo il tempo di sistemare le ultime cose, il giorno 21 ci rivedremo, chiaramente tutti i lavoratori saranno qui, perché preme che venga riconosciuto il lavoro effettuato in tutti questi anni. E niente, questa è una cosa importante perché finalmente riusciamo a dare un senso anche al lavoro svolto, ai lavoratori, vediamo l'agenzia interinale, che chiaramente è un dispendio. Sì, interessa anche loro, perché chiaramente hanno a che fare con persone che hanno sempre lavorato e hanno una certa esperienza, non vi sarà più uno sperpero di denaro pubblico, peraltro rischiano appunto di avere dei problemi chiaramente se dovessero rifarsi nuovamente l'agenzia interinale. È stato realizzato appunto un verbale in cui si mettono in evidenza tutte queste cose, che fa riferimento ad un verbale precedente di marzo in cui si era già raggiunto questo obiettivo, che poi è stato messo in discussione nell'ultima situazione. Quindi ritorniamo finalmente indietro con quella che è la strada giusta. Questa è la cosa, quindi giorno 21 ci vediamo tutti lì. Grazie. Abbiamo spiegato che i lavoratori sono stanchi della situazione, che sono disposti a stare qui giorno e notte per ottenere quelli che sono i propri diritti, per cui non ci fermeremo. Ok? Okay. Grazie.
Dai.